and businessmen of latin language and culture who study and operate in a particular field of design known as design processes they meet in the latin network forum conceived as an international specialized panel in order to debate and discuss their studies and experiences the network was founded in 2008 with the manifesto carta di torino since its very beginning Professor Flaviano Chelaski, PhD, has been leading a team that over the years guaranteed the cultural and scientific focus of the members of the network, developing interinstitutional cooperation. Since its foundation, six forums have been held and this year, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira and Tecnológico de Monterrey Join efforts to present it in a virtual format with design and territory, emergencies and conflicts as the main subject. Welcome to the Latin Network Forum. Enjoy the session we have prepared for you. Welcome everybody to this event that is the 7th International Forum of Design as a Process. Uh, this edition with the title Design and Territory, Emergencies and Conflicts uh, Speaker's Webinar. I'm Roberto Iniguez, Dean of the School of Architecture, Art and Design at Tecnológico de Monterrey in Mexico, and we have the privilege and I have the privilege to being co-organizer of this event. Although initially it was thought that this forum will be held in Cali, Colombia, organized by the Faculty of Engineering and Administration of the Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. The face to face appointment had to be canceled due to the health emergency of COVID 19. However, we are very pleased to present this virtual format as an alternative to meet all together. The organization of this forum has been a great collaboration of many wills. The Latin uh, Design Network, Coordinated by the Advanced Design Research mm -hmm. Unit of the Department of Architecture of the Universidad de Bologna, the Universidad Nacional de Colombia, Campus Palmira, coordinated from the Faculty of Engineering of Administration, and Tecnológico de Monterrey, coordinated from the Design Department of the Western Region of the School of Architecture, Art and Design. I will take this opportunity to recognize the work of, uh, of my team at Tecnológico de Monterrey, Mark Wood, Ruth Leon, and other crew. We also like to acknowledge that the, we have been receiving a great support for this event from many places from the world. Brazil, from Unicinos University, Universidad de Londrina, Universidad de Federal do Amazonas, from Spain, with Universidad Politécnica de Valencia's participation, and many other universities and colleagues from the Latin and extra Latin uh, world. The main theme proposed for this forum is design and territory. Focuses focuses on the appropriation made by the communities, their identity, and affectivity with their environment. In the territory, the local, the regional, and the global overlap, giving rise to various forms of perception that are always changing and conflictive. Conflict is part of natural life. It is the result of relationships. It is not a negative fact per se that must be eliminated it's more a problematic that must be analyzed and studied it is also a catalyst that drives transformation giving light through the eyes of design to the multiple dimensions of the conflicts and emergencies will allow, will allow laying the foundations to tackle the great challenges that exist in the various territories from economic to social inequalities to the increasingly dramatic changes in the environment or situations such as the one that we are experiencing, experiencing right now, COVID 19 pandemic, and many others such as identity process and their populist ravings, migrations, the aging of population, cultural transformation, and social justice, among many others. This webinar was planned to have two days with seven conferences by renowned personalities from the design world and two discussion panels where the future of design is investigated in the post-pandemic scenario. good morning from america and good afternoon in europe. i will pass the microphone to my colleague, elena formia. grazie, roberto. grazie davvero. un saluto a tutti e benvenuti al settimo forum yeah. internaz internazionale del design come processo. Design e territorio, emergencia si sì, conflitto. Io sono Elena Formia e sono, faccio parte della segreteria scientifica della Rete Latina del Design dei Processi. Sono membro dell'Advanced Design Unit dell'Università di Bologna e professoressa presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna. In, questo, in questa breve presentazione mi piace presentarvi l'attività e la storia della rete latina del design dei processi che ha organizzato insieme alle altre istituzioni questo evento. La rete latina è un gruppo informale di ricercatori e professori universitari che studiano e operano nella particolare branca del design che chiamiamo design dei processi. Si tratta di un gruppo di soggetti che personalmente in modo autofinanziato ritengono utile trovarsi periodicamente in questo forum e dibattere o confrontarsi sui propri studi e sulle proprie esperienze. Il primo incontro con la fondazione della rete latina e la scrittura del programma culturale del manifesto, che è intitolato appunto Carta di Torino, e, eh, si è tenuto nel 2008 a Torino. A partire da questo momento... Il professor Flaviano Celaschi ha diretto questo gruppo instaurando una collaborazione interculturale che nel corso di questi 12 anni ha dimostrato punti di convergenza culturale e scientifico con tutti i membri della rete. Fino ad oggi sono state organizzate sei edizioni del Forum internazionale della rete latina. A partire dalla prima che ha avuto luogo nel 2009, ospiti dell'Università de Valle d'Orio l'Unicinos a Porta Alegre in Brasile dal titolo Design Cultures as Model of Biodiversity. Per passare alla seconda che eh, si è tenuta, si è svolta da Aveiro in Portogallo, ospiti dell'Università di de Aveiro dal titolo Design, Art and Crafts, Cross Fertilization and Experiences. La terza edizione ha avuto luogo presso il Politecnico di Torino in Italia con un titolo Innovation in Design Education. La quarta edizione invece è ritornata in Brasile, ospiti dell'UMG, l'università de dove è stato De Minas Gerais, con un titolo Diversity, Design and Humanities. La quinta edizione è già stata ospite del Tech di Monterrey, grazie al quale oggi siamo radunati in questa giornata. E, um, Uh, il titolo di questa edizione era Advanced Design Cultures, the Shape of the Future at the Front End of Design Driven Innovation. Per arrivare alla sesta ed ultima edizione che ha avuto luogo a Valencia, in Spagna, organizzata dall'Università Politecnica di Valencia, dal titolo Systems and Design Beyond Processes and Thinking. Come nostra usanza, queste edizioni hanno raggruppato... Una rete di soggetti e di istituzioni ed oggi il luogo di riferimento della Rete Latina è l'Università di Bologna in Italia nell'unità di ricerca in Advanced Design. Ma è cresciuta e ehm, abbraccia oggi 15 paesi del mondo, con oltre 60 membri, e ha radunato nelle sue edizioni in presenza oltre 500 relatori provenienti da tutto il mondo. Dal 2008, anno di fondazione, come il primo giorno, siamo convinti che studiare i processi e le pratiche attraverso le quali viene diffuso e sviluppato il design come cultura costituisca un obiettivo importante per la nostra crescita professionale, culturale, umana e di scuola. Quindi oggi ci troviamo di nuovo insieme in uno spazio virtuale per dare inizio a questo settimo forum internazionale del design come processo e continuare il lavoro della rete sperando che ci sia un futuro in cui di nuovo troveremo, ci troveremo di persona. Vorrei ringraziare innanzitutto i colleghi dell'Università Nazionale di de Colombia che hanno organizzato questa settima edizione e del TEC. De Monterrey, della sede di Guadalajara, che hanno permesso lo svolgimento di questo webinar. Come sempre, la rete è uno spazio, uno spazio che abbraccia diverse dimensioni, accogliendo nuovi membri e fortificandosi grazie al contributo delle storiche istituzioni che hanno contribuito alla sua origine. Quindi un grande benvenuto a tutti, un buongiorno a tutti ed ora passo la parola alla collega Nelida. Para la presentación siguiente. Gracias, Elena. Un muy buen día y bienvenidos todos al Desarrollo del Foro Internacional de Diseño como Proceso, Diseño y Territorio, Emergencias y Conflictos, Ponentes Webinar. Yo soy Nelly de Ramírez Triana. Profesora asociada del Departamento de Diseño de la Facultad de Ingeniería y Administración de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y coorganizadora del evento. Aprovecho la oportunidad para agradecer al equipo internacional, al Tecnológico de Monterrey, la Red Latina de Procesos de Diseño y la Universidad de Bolonia. Así como el apoyo recibido en el Alma mater, a Oscar Chaparro, Ana Milena Palacios, y a todos los que hacen este desarrollo posible. Gratitud total hacia los ponentes. Imposible llevar a cabo esta iniciativa sin la enorme colaboración de su parte. En este foro se abordan cuatro ejes temáticos. El primero, ciudad, ciudadanía y política pública. La temática se centró en la reactivación y el desarrollo de prácticas para abordar el conflicto en las ciudades. Estudios sobre la inclusión del diseño en las políticas públicas y los nuevos territorios emergentes. El segundo, Nuevas Ruralidades, es el tópico para estudiar elementos relevantes y críticos de estos ambientes. Espacio de discusión sobre nuevas iniciativas en el desarrollo local o en la globalización. Prácticas de innovación social. El impacto del desplazamiento metropolitano, del nuevo turismo, de las migraciones y los conflictos con el ambiente desde la perspectiva de los procesos de diseño. El tercero, identidad y cultura, es el espacio de diálogo donde la generación de innovación de procesos y modelos para las industrias culturales y creativas, confluencia de saberes para incentivar o favorecer prácticas en artesanía, nuevos enfoques para estudiar, conservar y potenciar el patrimonio cultural material e inmaterial estudios enfocados en procesos de transformación tecnológica, como también en las prácticas de recuperación de saberes ancestrales. El cuarto y último, activismo y participación. Es el lugar de confluencia para estudiar el activismo rural, las actitudes, prácticas y comportamientos de las personas involucradas en movimientos, especialmente de tipo político o social que tienen un vínculo directo con el diseño, con la gestión del diseño, con los procesos participativos, con la big data y temas como la tecnología, diseño y ecologismo, o diseño y crítica. En el desarrollo de este foro se presentaron gran cantidad de artículos de investigación. Se han notificado a 56 trabajos para ser publicados dado que cumplieron con el estándar del proceso de evaluación en doble ciego. Se recibieron trabajos provenientes de Italia, México, Brasil, España, Francia, Chile y Colombia. Las publicaciones podrán consultarlas en la página del evento, donde próximamente encontrarán los links y estarán todas las publicaciones de este año. Las publicaciones aliadas con este encuentro académico son... La revista SJDL de la Universidad de Unicinos. La revista Actio, de la Universidad Nacional de Colombia, o sede Bogotá. La revista Projetica de la Universidad Estatal de Londres. Y Diseño y Territorio, el libro del evento. De otra parte, este foro tendrá dos jornadas, hoy y mañana. Para el día de hoy, 23 de junio del 2020 nos acompaña. A las 9 de la mañana, Flaviano Helasi, con la conferencia en italiano Tiempo, cuerpo, máquina, diseño en escenas contemporáneas. A las 10 de la mañana, Giulio vinache con la conferencia en español Diseño como elemento de desarrollo. A las 11 de la mañana, María Eugenia Rinaldo, con la conferencia en español Veo inspiración para el diseño de transición hacia la sostenibilidad en Colombia. A las 12 del día hay un panel de discusión acerca del futuro del diseño en el territorio, teniendo en cuenta la postpandemia. Buena mañana desde Colombia. Buena tarde Europa. Esperemos nos acompañen hoy y mañana en este Granito. Los dejo en compañía de Elena. Benvenuti a tutti e con grande onore eh, sono qui a presentare il primo ospite di questo eh, settimo forum internazionale del design come processo. In, inizierà infatti il nostro evento webinar, il professor Flaviano Celaschi, con una conferenza dal titolo Time, Bodies, Machines. Design in Contemporary Havana City. Come le altre riflessioni, il discorso e lo speech di Flaviano cercherà di indagare e riflettere sui molti aspetti che caratterizzano la relazione tra design e territori, proprio nelle valenze di emergenze e conflitti che questo eh, forum tematico vuole portare alla luce. Collaboro con Flaviano dal 2008, l'ho seguito da anni nella evoluzione delle nostre reciproche vite ed è un, veramente un onore poter essere qui a presentarlo. Ci siamo conosciuti proprio a Torino nel 2008, quando questa rete latina del design dei processi è stata fondata con la carta di eh, Torino. Da allora molte cose sono capitate e diversi avvenimenti ci hanno portato a passare per altre sedi universitarie, fino ad arrivare oggi all'Università di Bologna che tanto generosamente ospita la nostra unità di ricerca. E quindi con grande onore che posso in continuità con questi molti anni di conoscenza reciproca presentare il professor Celaschi, ordinario di disegno industriale presso l'Università di Bologna, membro dell'Advanced Design Research Unit del nostro Dipartimento di... Uh, architettura ed esperto dei processi di innovazione guidati dal design e, e dell delle pratiche dei processi di advanced design, autore di innumerevoli libri e pubblicazioni sul tema del design e dell'advanced design. Quindi, Passo a lui la parola, ma prima di questo vi spiegherò qualche dettaglio tecnico sull'organizzazione dell'ora dell del suo intervento. Il professor Celaschi parlerà e ci presenterà il suo speech, dopodiché si aprirà un momento di question and answer, domande e risposte, che durerà circa dieci minuti. Avrete la possibilità di porre le domande al professor Celaschi per mio tramite attraverso la funzione del question and answer che trovate nella barra eh, di Teams. Dopodiché, eh, chiuse queste domande, ci saluteremo per passare al secondo eh, speaker di oggi che è Giulio Vinaccia. Non voglio rubare altro tempo, provo solo a spiegare la, brevemente la stessa cosa in spagnolo. entonces Flaviano presenterà su conferencia, posterior a ello habrá una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos. A lo largo de la conferencia puede enviar su preguntas en el icono de signo de interrogación che hai in Teams. Quindi um, Passo la parola a Flaviano Celaschi, al quale chiedo di condividere il video della sua la presentazione, la sua presentazione, però prima ci sarà un breve video di presentazione. Flaviano Celaschi. Is the founder of the Latin Design Processes Network, of which he is the scientific coordinator since 2008. This organization brings together more than 50 professors and researchers from universities in Europe and America. Between 2004 and 2008, he taught at the Turing Polytechnic, holding the position of pro rector. He has taught and done research in Brazil, Mexico, Republic of China, Argentina, India, and the United States. He was a full-time professor at the Polytechnic of Milan, where he founded and directed the first Italian University Department of Design in daco and Poly. He teaches process design for innovation in Bologna, Italy, where he founded the design courses. And the Executive Master in Design Business Innovation at the Bologna Business School. He is the author of over 100 scientific publications about design driven innovation and has taught it in more than 20 universities worldwide. Good evening. Good morning. Uh, I'm very glad to stay here with you in digital, of course, in digital dimension. Uh, but uh, I apologize with you, but I speak in Italian in my in my presentation, but uh, my slideshow is in English. Uh, let's go. Eh, bene, quando uh, ho fondato nel 2008 insieme a molti colleghi il uh, network del design dei processi, il nostro tema principale era la preoccupazione su come il design dovesse operare e ritenevamo che fosse molto utile, urgente, avere una coscienza collettiva sul cambiamento degli strumenti e delle metodologie delle culture. Eh, oggi possiamo dire che eh, dopo 12 anni di lavoro ehm, possiamo tornare a preoccuparci del what to do e il what to do però ha, ehm, fa parte di un tema che ehm, eh, possiamo chiamare il, il problem finding e che eh, ha bisogno a sua volta di processi eh, e quindi oggi la parola chiave per noi è quali processi possiamo mettere in campo per individuare che cosa diventa oggetto eh, dello studio del design. Eh, un breve sommario degli argomenti che voglio toccare in questi 30 minuti. Vi parlo un pochettino della mia unità di ricerca e delle, eh, delle, dei temi, delle, dei progetti che sta sviluppando intorno al tema del territorio. Eh, poi cerchiamo di fare il punto sulla città come problema di design, eh, cerchiamo di capire quali sono le correnti che attraversano questo momento da un punto di vista congiunturale e poi cerchiamo di capire qual è il portato il contributo che il design può dare a questi problemi e eh, faremo un accenno a questo modello eh, che eh, ho chiamato il modello di, della Canvas City. Um, il nostro gruppo di ricerca, una ventina di colleghi eh, che si occupano dei vari temi eh, del, del design, eh, ha dato vita a questo corso specialistico, è un master degree. Che ha 50 studenti l'anno, ha molto successo. Eh, per fortuna, è l'unico corso di design dei servizi per la città eh, in Italia e uno dei pochi in Europa. Ha queste caratteristiche: pensiamo che sia molto importante mescolare i saperi, mescolare le discipline, ma anche mettere in aula professionisti e persone che non sono accademiche e abbiamo un grande impegno sul, sull'applicazione in contest, in workshop, in tirocini, in attività che includono il lavoro delle imprese, il lavoro reale, il progetto con le realtà del territorio. In particolare in questo periodo ci stiamo occupando di un progetto per la Fondazione Innovazione Urbana, che è uno strumento del Comune di Bologna, che si occupa appunto di fare ricerca e di applicare i risultati di questa ricerca alla trasformazione della città e in particolare due progetti. Uno si chiama Bologna Durante, dove per Durante intendiamo rilevare, fare un reportage analitico, qualitativo e quantitativo di che cosa è successo in questa città durante il Covid-19 e il secondo si chiama Bologna città studi perché l'università e la città si stanno ripensando è una città di 450.000 abitanti nel centro con 200.000 studenti, quindi la componente eh, di studio e di modulazione crescita della conoscenza è fondamentale per la città. Questa è un'immagine abbastanza caratteristica della nostra città, tutti i nostri ospiti la conoscono, è un'immagine molto, molto medievale della situazione, ma possiamo dire che la nostra città rappresenta un bacino metropolitano di circa un milione e mezzo di abitanti e si trova incastonata all'interno della parte più produttiva, ma anche socialmente più sviluppata eh, del paese Italia. Eh, siamo anche in stretto contatto operativo abbiamo un progetto che dipende direttamente dal sindaco della città di Bologna e si chiama From Bologna Welfare to Bologna Welfare. Ed è un ripensamento abbastanza radicale e completo del sistema di welfare e di sanità dell'area metropolitana di Bologna. Che finalmente include il design come attore per progettare e ripensare i servizi che. Vanno dalla città di Bologna in questa direzione. Un altro progetto importante per noi riguarda ERA, che è la multi-utility multi eh, del territorio del nord-est italiano, e in particolare ci stiamo preoccupando della riprogettazione dell'Academy, che ha, eh, non è altro che una corporate university oggi, e che vuole invece diventare una piattaforma di sviluppo della conoscenza aperta agli stakeholders. Aperta al pubblico, aperta alle altre realtà che producono conoscenza nel territorio dove questa multiutility opera. E poi, ancora, abbiamo dato vita a un cluster che è una realtà eh, che agglomera circa 100 tra imprese, laboratori di ricerca, università e soggetti di diritto privato, comprese le fondazioni, eh, che si chiama Cluster Create, che si occupa delle industrie culturali e creative nel territorio della regione dell'Emilia Romagna. E questo è lo strumento che utilizziamo per mettere a terra, per applicare poi e quindi... Collaborare con le realtà produttive per trasformare la conoscenza, lo studio e la ricerca in realtà e in business. Eh, nel nostro gruppo hanno operato anche le persone che hanno dato vita ormai da 5-6 anni, ho perso il conto. Alla Bologna Design Week, che è un evento eh, che raduna sempre oltre un centinaio di eventi all'interno di una settimana interamente dedicata alla creatività e alla cultura del nostro territorio. E eh, infine eh, vorrei cominciare a parlare del, del problema della città. Ehm, il problema della città è forse il tema più complesso che un designer può affrontare. In particolare è il più complesso sicuramente oggi, eh, perché la città è una stratificazione di situazioni eh, e quindi è difficile considerare solo il presente di questa città, ma bisogna prendere in considerazione molti livelli temporali con i quali si è costruito il territorio. E poi la città non è un'impresa o un progetto che si può interrompere, si può modificare e poi si può implementare, ma è un'entità che va operata intanto che continua a vivere, non la si può interrompere e questo genera un'ulteriore complessità, così come ehm, è difficile eh, rivitalizzare, diciamo, una città contemporanea perché le risorse destinate al mantenimento in vita della città, soprattutto in momenti di grande crisi come quello che stiamo attraversando, è interamente usato per mantenere un livello di qualità sociale ed economica. E eh, le risorse che rimangono per poter ripensare, riprogettare, sono sempre molto poche rispetto alla quantità e all'entità dei problemi che dobbiamo affrontare. Inoltre eh, attraversiamo un momento di grande crisi politica in Europa, ma abbiamo ancora dei valori molto importanti in termini eh, di democrazia e di condivisione e partecipazione alle decisioni e quindi non possiamo fare progetti top-down, che abbiano un impatto non condiviso, non eh, concertato con la popolazione, con gli stakeholders, con gli imprenditori, con tutte le parti sociali che determinano e costruiscono la vita della città. E infine i tempi della trasformazione della città sono lunghi e molti di noi hanno deciso di fare il designer proprio perché non sopportavano i tempi lunghi delle trasformazioni architettoniche, urbanistiche, che sono trasformazioni generazionali. Volevano applicarsi al prodotto industriale, al servizio, alla comunicazione, perché hanno un'efficacia, una velocità, una capacità di dare risultati visibili, misurabili molto rapidamente e questo ahimè nella città è molto difficile da ottenere. Quali sono i corridoi che la città sta attraversando? Vorrei dire che la nostra società sta attraversando. Eh, ho provato a riassumere queste parole chiave che eh, dal mio punto di vista rappresentano un prima. E un dopo rispetto alla sfida della trasformazione e della rivitalizzazione della città contemporanea. Non riusciremo per motivi di tempo a eh, leggerli analiticamente uno ad uno, ma qualche duno possiamo eh, approfondirlo. Per esempio, la nostra città è basata su un concetto di tempo eh, creato dalla velocità, dal mito che eh, l'efficienza si possa ottenere riducendo i tempi di percorrenza e che comunque la velocità è la sfida, quindi a un problema che si presenta come molto urgente bisogna rispondere in modo molto veloce. Ed invece scopriamo, e lo scopriamo in particolare in questa crisi, che funziona bene quella comunità che eh, ha trattato il cambiamento eh, come una Uh, idea di continuità, quindi si è preparata a porsi dei problemi e ad affrontare degli scenari quando questi problemi e questi scenari non erano ancora uh, in campo. E quindi la continuità è la risposta alla velocità: non possiamo andare più veloci di così, anzi, abbiamo tutti vissuto un surplus, un fermo immagine che ci ha dato l'idea di come il fattore temporale non sia più rappresentato dalla velocità, anche perché la velocità ha raggiunto eh, la velocità della luce, il digitale vuol dire qui e ora, tutto il mondo è qui nello stesso istante e quello che succede qui è in tutto il mondo in questo stesso istante. Un altro problema che abbiamo grandissimo è che la città, come tutti i problemi che la nostra società affronta, ma in una scala molto grande, è vittima è schiava della settorialità dei saperi per cui un certo tipo di infrastrutture vengono pensate e progettate dall'urbanista, un altro tipo di attività sono opera dell'economista, eccetera, eccetera. Quando la complessità Uh, diventa così importante e l'urgenza di rivitalizzare il territorio è così uh, pressante, uh, la settorialità dei saperi non funziona più, dobbiamo integrare la conoscenza, dobbiamo trovare delle condizioni orizzontali di dialogo tra i diversi saperi perché tutti i grandi progetti del Novecento, dallo spazio alle guerre, eccetera, sono stati affrontati rimettendo insieme i saperi che 500 anni fa sono stati divisi, sono stati separati. E ancora questa grande preoccupazione per la materialità ci sta facendo sfuggire la dimensione digitale, ma se ci preoccupiamo solo della dimensione digitale, perdiamo la nostra componente corporea, fisica, analogica e quindi perdiamo la nostra ricchezza principale e quindi tutto quello che è materiale deve trovare un eh, gemello digitale, deve riuscire a vivere nella dimensione digitale, ma tutto quello che è digitale deve riuscire a manifestarsi fisicamente ai nostri sensi attraverso delle interfacce o attraverso degli artefatti che colpiscano i nostri corpi. Questi due mondi sono rappresentati oggi da due generazioni diverse che dialogano a difficoltà tra di loro e quindi chi è troppo digitale sottovaluta il materiale e viceversa. E poi ancora la linearità e l'esponenzialità. Abbiamo visto come i fatti che ci circondano sono entrati in una dimensione che è stravolta impetuosamente in modo esponenziale, quindi un fatto grande così, piccolo piccolo, che succede dall'altra parte del mondo, in un intervallo di tempo molto breve può diventare una, eh, un, un problema enorme eh, a livello globale e questa, di, questa crescita eh, non è facile da affrontare. Siamo nati e cresciuti in una società che eh, si costruiva step by step. Livello per livello, affrontando problemi uno alla volta e soprattutto con poca abitudine a scalarli molto rapidamente. Infine, siamo ancora molto troppo affezionati alla dimensione artefattuale del design, e quindi questa dimensione tende a farci dimenticare che le più grandi innovazioni che stanno avvenendo stanno avvenendo nella dimensione biologica. E questa è un'altra sfida veramente molto importante. Qual è il contributo che il design può dare a questa enorme sfida della rivitalizzazione e della rigenerazione della città contemporanea? Beh, il design è per sua natura un mediatore tra diversi saperi, ma è anche un mediatore tra diversi interessi. Quando è nato il mestiere del designer era un mediatore tra gli interessi di chi produceva e gli interessi di chi consumava. Questa attitudine si è rimasta nella nostra competenza preziosissima oggi perché tutti i professionisti che ci circondano stanno da una parte quella della fabbrica, di chi produce, di chi eh, propone dei servizi e dei prodotti, oppure dalla parte dei consumatori, degli utenti. E invece. È rara questa capacità di mettere insieme questi due interessi, in cui eh, si arriva con una mescola delle conoscenze, gli humanities, eh, chi mi conosce sa quanto è importante per me la mediazione tra i saperi, e poi ancora Uh, il designer è dotato di una caratteristica che uh, chi ha studiato i sogni, come Freud chiama fantasmagoria, la fantasmagoria è la capacità di materializzare qualcosa che ancora non c'è. Questo qualcosa che ancora non c'è, per esempio, sono le idee. Se noi vogliamo condividere le idee con gli altri, vogliamo farli partecipare alle nostre idee, dobbiamo materializzare queste idee in modo che siano percepibili e manovrabili, operabili anche da altre persone. Questa è un'attitudine specifica del progettista del design. E poi ancora il designer... Eh, non è uno specialista di tecnologie e non diventerà uno specialista di tecnologie eh, abilitanti, eh, ma può essere un grande utilizzatore e eh, la nostra capacità deve essere quella di utilizzare in modo appropriato le tecnologie abilitanti. Le tecnologie abilitanti stanno invadendo la nostra vita, la invaderanno indipendentemente dal fatto che noi vogliamo controllarle, ma ahimè eh, la nostra sfida, la sfida del designer è entrare in questo mondo delle tecnologie abilitanti e impossessarsi della capacità di maneggiarle. E poi ancora il designer è ehm, abituato ha elaborato tra tutte le professioni è quello che ha perfezionato di più gli strumenti di condivisione, di compartecipazione, è, è il soggetto capace di fare il co-design, eh, di fare sharing, eh, di attivare la partecipazione dei cittadini e degli utenti. Questo ha una grandissima importanza nella contemporaneità e ancora il designer lavora nel futuro. Um, le, le future sciences applicate al progetto sono il nostro pane quotidiano viviamo di anticipazione e quindi l'anticipazione è assolutamente necessaria per poter pensare degli scenari e prepararci al raggiungimento o alla frenata nei confronti di questi scenari e poi ancora uh, il designer ha una, permettetemi un po' di ironia, una grande ignoranza, questa ignoranza è, è un bacino fenomenale per eh, coltivare eh, la creatività. Voglio dire che in un mondo pieno di specialisti verticali, ognuno chiuso nella sua torre e Burnea nella sua torre di avorio in cui eh, non, non avviene nessuna relazione con l'esterno in cui si va a cercare l'ennesimo livello di approfondimento dello stesso tema, ecco che il nostro muoverci con una sana ignoranza, cioè una modestia che ci fa chiedere aiuto agli altri saperi, è importantissimo. L'innovazione ha bisogno di questo. Le ultime due caratteristiche che il design porta alla complessità della città contemporanea, eh, la capacità o la preoccupazione, comunque il pensiero, che bisogna occuparsi dei corpi, che bisogna occuparsi delle menti e che la città è fatta di una moltitudine di corpi e di menti e quindi è giunto il momento di lavorare e progettare questi corpi e queste menti. L'uomo è diventato il padrone del mondo perché fa tre azioni, l'antropocene, è diventato l'evo che viviamo perché l'uomo sa manipolare l'ambiente in cui vive e forse lo abbiamo fatto anche troppo, eh, sa modificare se stesso quando non riesce a modificare l'ambiente in cui vive e lo fa in gruppo. Ecco, allora abbiamo già parlato del fare in gruppo, della condivisione, qui parliamo della modificazione di noi stessi. Se non modifichiamo noi stessi, non modificheremo la città. E poi ancora ehm, diciamo che abbiamo imparato negli ultimi decenni, in particolare nell'ultimo decennio, a lavorare sul fattore temporale, cioè a cambiare la città attraverso gli eventi, attraverso le azioni temporanee, le azioni effimere e questo è veramente molto molto importante. Le tecnologie abilitanti sono queste, un grappolo di circa 10 eh, tecnologie basate sui dati. Enabling significa che abilitano all'utilizzo dei dati e la città è un produttore fenomenale di dati. La situazione che abbiamo davanti oggi è ancora chiusa in due mondi, quello che sta a sinistra di questo schema e quello che sta a destra, i cittadini stanno a destra, i consumatori stanno a destra, i produttori stanno a sinistra e questi due mondi si stanno Uh, integrando totalmente le tecnologie abilitanti vedete entrano in ciascuno di questi quadranti entrano nella fabbrica nella supply chain entrano nella nostra vita quotidiana nella nostra casa ma soprattutto entrano nella città nella smart city nella città contemporanea e rompono il muro verticale che c'è tra tutto ciò che è business to business e tutto ciò che è business to consumer e non siamo pronti a questa a questa integrazione. Quindi in questo schema vediamo due rivoluzioni che stanno avvenendo. Sull'asse verticale la rivoluzione che integra tutto ciò che è analogico, che è fisico, con tutto ciò che è digitale e sull'asse orizzontale l'integrazione tra il mondo di chi fabbrica le cose e i servizi e il mondo di chi le usa, di chi le produce. Non esiste più questa barriera. Il futuro, il futuro è materia, anzi i futuri sono materia su cui dobbiamo continuamente esercitarci ed aiutare la città ad esercitarsi. Questa è una eh, prospezione fatta nel 2009 su quelli che sarebbero stati gli scenari eh, di cambiamento più importanti del 2020. E se dedicate un istante a guardare eh, gli insiemi colorati più grandi, vedete che non è previsto che ci sarebbe stato il Covid-19, ma gli effetti che il Covid-19 stanno avendo sulla nostra vita e sulle nostre città sono già stati tutti previsti e questo è un lavoro fatto dall'American in, in Institute uh, of the Future. Um, il mio maestro di anticipazione, il professor Roberto Poli, è già stato nostro ospite um, nei forum e um, è recentemente uscito un meraviglioso volume che raccoglie... Tutto il sapere manualizzato intorno all'anticipazione, in cui finalmente anche i designer hanno trovato spazio. Queste trasformazioni che stiamo vivendo, peraltro, lo vedete da questo schema, stanno avvenendo velocissimamente, ma noi siamo ancora quelli che eh, faticavano a trasformarsi da raccoglitori. E da cacciatori ad agricoltori, il nostro cervello e il nostro corpo sono ancora gli stessi. Quindi immaginate la fatica che stiamo facendo. E quindi immaginate che questo schema che più di vent'anni fa, Pine e Gilmour hanno elaborato, eh, che ci suggerisce che siamo arrivati al momento della trasformatività, mette in campo la questione più importante su cui oggi noi stiamo lavorando, cioè la possibilità di cambiare noi stessi gli utenti, i consumatori vogliono, pretendono, hanno l'ambizione di avere beni e servizi che riescono a farli trasformare, a farli cambiare. Eh, uscirà prossimamente, nei prossimi due mesi, in lingua italiana e poi in lingua inglese, una pubblicazione che abbiamo preparato su questi temi. E poi ancora rapidamente, mi scusate per il tempo che posso dedicare a ciascun tema è veramente un'apertura di porte più che un approfondimento quello che possiamo fare in questi 30 minuti, è la necessità di uh, darci da fare eh, sui, sui saperi di fusione. Se noi pensiamo a come è strutturato il mondo della conoscenza, quindi le conoscenze che riguardano solo le attività umane e le conoscenze che riguardano solo le attività tecnologiche, ecco, questo schema ci mostra in modo molto efficiente ed efficace, che si stanno aprendo dei punti di contatto tra i due mondi, che sono il territorio dove il designer può lavorare meglio, può lavorare di più, può dare un contributo fondamentale. Peraltro il designer ha imparato, vi dicevo, ad occuparsi degli eventi, ad occuparsi del temporaneo, ad occuparsi della trasformazione fatta non per lasciare un segno per sempre, ma per riabilitare, per dimostrare come anche un luogo poco attraente, poco interessante può essere riportato ad una grande attenzione, ad una grande vitalità. E poi infine, vi dicevo, come L'amico Piero Formica dice da qualche anno eh, il potere del dimenticare quello che abbiamo imparato, quando non è più efficace, e del buttarci con capacità e sensibilità, che per noi europei molto americana, eh, verso la capacità e la volontà di trasformare le cose. Eh, siamo convinti che la parola ignoranza letta in questi termini, cioè nella eh, maggiore facilità di liberarci di alcuni pesi e di alcune eh, reticenze che possediamo, sia fondamentale per poter fare innovazione. L'innovazione è fatta, quell'innovazione che abbiamo bisogno oggi è un'innovazione che viene portata avanti con questo spirito di innocenza e di ignoranza che deve generare umiltà. E quindi bisogno di chiedere aiuto, bisogno di far partecipare molti saperi alla trasformazione. Quindi ricapitolando, abbiamo eh, questo cambiamento dell'ambiente eh, che abbiamo fin troppo cambiato, fin troppo stravolto, e quindi dobbiamo andare verso il cambiamento di noi stessi. Quando dico cambiamento di noi stessi, dico noi da soli, singolarmente o collettivamente, in comunità, in gruppi. Dobbiamo farlo integrando il più possibile l'umano e il tecnologico, il biologico e il tecnologico. Dobbiamo lavorare di anticipazione, non dobbiamo stancarci di fare scenari e di preoccuparci di cosa faremmo nel caso si avverassero. Dobbiamo forzare, usare anche le tecnologie per fare in modo che ci sia il più possibile compartecipazione e condivisione con i cittadini. Dobbiamo ancora utilizzare un linguaggio B2B2C, cioè eh, un linguaggio capace di fare mediazione diretta tra chi produce e chi usa, tra chi consuma che è diventato a sua volta produttore e chi invece detiene le reti infrastrutturali. Questa unione è fondamentale. Oggi il linguaggio è sempre di più uno solo. È un linguaggio che unisce il B2B e il B2C e che fa parlare il mondo una lingua unica, una lingua sola e poi ancora mescolare le conoscenze. Eh, ecco allora che arriviamo a questa, a questa idea eh, giovane eh, del, della città vista come, come un tessuto, vista come un canvas un canvas che usa linguaggi e tools eh, diversi dal passato per rappresentarsi. Questa è una rappresentazione di un territorio fatta attraverso dei dati che immediatamente dimostrano come alcune aree sono in overdose di informazione e altre sono invece assolutamente piatte. I nostri tradizionali strumenti sono molto importanti, sono strumenti che utilizziamo normalmente per fare focus. Per fare mappe, per dialogare, per capire e, e far emergere nuove dimensioni della città. Che sono sottovalutate, nascoste, che non sono valorizzate. Noi sappiamo far partecipare tutti, anche i bambini, alla costruzione della città e questo è importantissimo, senza dimenticarci la multidimensionalità eh, della trasformazione urbana, è per questo che il designer può essere attivatore, non può essere l'unico soggetto a manipolare questa complessità. Ecco allora che. Eh, la metafora del canvas, l'ace, del merletto, si dice in italiano, diventa importante perché questo, questo che vediamo adesso, prima di essere un uh, elaborato uh, modello stilistico, culturale, uh, della tradizione antica italiana della cucitura, era un tessuto, un tessuto che è stato divorato in alcune parti, è stato... Raggrumato in altre fino a comporre questo disegno. La tecnica che si utilizza è quella di prendere un modello, sovrapporlo alla realtà e poi cominciare a tirare i fili nascondendo, eliminando delle porzioni, facendole proprio scomparire, lasciando il buco, il vuoto, e eh, invece addensando, addensando e stringendo i fili laddove vogliamo far emergere il disegno che vogliamo trasformare. Ecco allora che eh, se noi trattiamo la città contemporanea come un canvas e riusciamo a cucire con la pazienza e con l'attenzione che utilizza un specialista dell'ACE, riusciamo a operare eh, un'azione determinante di trasformazione capillare della città. E il Canvas City è, è un territorio che eh, subisce contemporaneamente 100 trasformazioni, che eh, non, ha, non ha paura di essere attraversato da tantissimi gruppi che contemporaneamente lavorano a queste trasformazioni, ma che semmai ha paura di grandissimi piani, dei grandi progetti che hanno l'ambizione di stravolgerlo e non riescono a ottenere risultati percepibili dalla comunità, percepibili da noi stessi. Vi ringrazio per l'attenzione e aspetto le vostre domande. Grazie Flaviano. Grazie, e in, e in questo, mo mo in questo, momento, in questo momento... momento apro la sessione delle domande, um, chiedendo, preguntando a todos dei ponere le eh, domande della conferenza e inviarle en uh, attraverso l'icona del signo di de interrogazione, quindi mandandole per iscritto attraverso l'icona eh, che ha il punto interrogativo. Però, mentre aspettiamo che eh, arrivino le prime domande, eh, Veramente ringraziarti per questa uh, discussione illuminante che ha aperto e ha trattato, come hai detto giustamente tu, diversi temi ed ha affrontato veramente delle sfide significative uh, della, uh, della nostra società. Mi è piaciuto anche vedere um, le, le tue prossime pubblicazioni e un'introduzione sui temi uh, su cui stai lavorando in questo momento. Allora, mentre invito di nuovo i nostri uditori a porre domande attraverso le, la, la funzione apposta, ti chiedo io se ehm, dal momento che in questi, questi ultimi periodi ne stiamo eh, parlando molto anche internamente al nostro gruppo, riesci a descriverci o eh, come, Uh, questo tema dell'interdisciplinarietà, dell della contaminazione dei saperi e dell'innovazione della conoscenza, che il design, al quale il design può contribuire, possa effettivamente essere un valore aggiunto e una leva di innovazione per la città contemporanea. Il microfono Flaviano. Grazie Elena. Negli ultimi tre anni mi sono trovato spesso a lavorare come cerniera, una zipper tra i cittadini, gli utenti di un servizio o della città e chi produce, chi genera e ha il potere delle infrastrutture o chi governa il territorio e, o, oppure anche eh, tra, eh, in gruppi di lavoro in cui operavano diversi saperi, tutti molto importanti per la trasformazione della città, eh, ma molto eh, abituati a osservare una porzione del problema. E in entrambi i casi ha funzionato molto bene ehm, la sensibilità, che io penso sia tipica del designer, di provare a eh, stare zitti, tacere, mh, non intervenire nella prima fase del eh, chiamiamolo progetto, fino a quando non ci sono sul tavolo un numero sufficiente di elementi che hanno bisogno di essere modellati e trasformati in una sintesi, in una mappa, che per noi designer è il modo normale di comportarci progettualmente. Noi siamo quelli che prendono una realtà, la studiano, ma prima di intervenire su quella realtà facciamo un modello semplificato di quella realtà e maneggiamo il modello. Ecco, la mia la mio stupore è stato che eh, nessuno, in nessuna di queste situazioni, il modello costruito attraverso una manipolazione dei saperi specialistici o degli interessi divergenti di chi governa e di chi vive la città sia stato, eh, come dire, trascurato. Anzi, quasi che il problema diventasse chiaro solo nel momento in cui qualcheduno faceva un modello di quella realtà e il modello diventava il problema e finalmente sul modello si poteva manipolare e si potevano fare partecipare tante risorse, tanti saperi, tante persone alla trasformazione perché il modello non ha pericoli il modello è una finzione e quindi sul modello si possono testare tutte quelle scelte e quelle decisioni che è costosissimo e pericoloso testare nella realtà dopodiché e finisco negli ultimi tempi abbiamo applicato anche molto eh, la logica del living lab cioè abbiamo convinto i decisori a prendere porzioni piccole, porzioni governabili del problema, per esempio un quartiere, una strada, una comunità, un isolato, un gruppo di persone e abbiamo applicato direttamente, come in un prototipo, le innovazioni che pensavamo fosse utile apportare. E abbiamo testato insieme a queste persone come funzionava sulla piccola scala, e anche questo è il tipico comportamento del designer: provare, testare, raccogliere input, rifare e riprovare fino a quando il progetto non è definito. Um, devo dire che sempre più spesso veniamo chiamati per svolgere questo ruolo. Grazie Flaviano, stanno arrivando numerose domande. Eh, parto da eh, Jairo eh, dalla Colombia che chiede: come abordare la composizione della ciudad a través de los barrios para llegar alla unità diversificata della misma? In altre parole, ti chiede come affrontare la composizione della città attraverso. Il progetto dei quartieri per raggiungere un'unità diversificata e poi eh, ti faccio che anticipare anche la domanda di Karina, che invece chiede che è strategia si implementare per approvviciare il potenziale di cada partecipante in processo di ecodisegno. La sua richiesta invece riguarda. Ehm, il, i processi di co-design e come in questi si, possono implementare, eh, in, in, si possa implementare il potenziale dei vari partecipanti. Ne abbiamo altre, ma intanto ti chiedo di rispondere a queste. Sì, ringrazio i nostri eh, ospiti che fanno queste domande così interessanti. Ehm, alla prima domanda rispondo che proprio in questo momento, nella città europea, stiamo affrontando il tema dei microdistretti o delle micro aree, che sono delle porzioni più piccole del bairro, del quartiere, e che ci permettono di trovare omogeneità eh, del territorio, perché nella città stratificata europea è molto difficile che un intero quartiere sia omogeneo abbia gli stessi problemi e le stesse caratteristiche positive. Ecco allora che invece cercando di trovare delle unità di scala, delle porzioni più piccole e intervenendo su queste porzioni, ehm, riusciamo a fare un lavoro più vicino a quel canvas che ho descritto come modello. È un lavoro più minuzioso più delicato dove le persone eh, riescono a partecipare perché si sentono eh, interagite la comunità di un quartiere in italia varia tra i 15.000 e i 50.000 abitanti questa non è una dimensione che il design sa a abbordare mm, è troppo grande per noi e quindi è troppo grande anche per la politica e questo, questo lavoro sulle micro aree omogenee ci sta dando molta soddisfazione. Peraltro il quartiere che vede che alcune porzioni sono valorizzate viene contagiato, per usare una parola molto uh, di moda in questo momento, viene contagiato e quel, area, quel risultato ottenuto sulla piccola porzione viene desiderato. E eh, si moltiplica, ha un potere moltiplicatorio di scalabilità eh, molto veloce. Mentre invece a Carina io rispondo che è molto proficuo il metodo Delphi adattato. Il metodo Delphi è un metodo che si utilizza nelle future sciences per fare delle prospezioni nel futuro. Si prendono cinque esperti, sette esperti che vengono da settori diversi, gli si chiede di disegnare, di immaginare uno scenario futuro guardandolo dal loro punto di vista personale. Poi si prendono i risultati di, questi, di queste prospezioni eh, senza che le, gli specialisti abbiano dialogato tra di loro e si prova a comporre uno scenario unitario che tiene conto di questi punti di vista. E poi si risottopone questo nuovo scenario a tutti e cinque, a tutti e sette gli specialisti, in modo che ciascuno poi può criticare. E Rivalutare il prodotto eh, dell'integrazione tra diversi saperi. E questo circuito viene fatto 3, 4, a volte anche 5 volte fino a quando nessuno specialista trova più criticità sul, eh, sul, sullo scenario, sul progetto. Diciamo. In questi termini diciamo si raggiunge un livello di affinità di. Collaborazione che tiene conto delle grandi problematiche ma le mescola e fa mediazione. Grazie Flaviano. Um, Un'altra domanda è arrivata dalla collega italiana Manuela Celi che salutiamo in diretta, um, che chiede grazie per il tuo intervento. Come pensi che politica e policy possano intrecciarsi con il ridisegno del territorio? E quindi quanto il design ha bisogno di cambiare la scala delle sue relazioni se vuole attivare processi di innovazione? Questa è la domanda mentre eh, William chiede come disponer alla persona dest'e de ciudad para ricevere esa trasformazione. Chiede quindi come si possa formare in qualche modo le persone per essere pronte a ricevere questa trasformazione. Ce ne sono molte altre, quindi ti prego di essere sintetico nelle risposte. Sono domande difficili, forse possiamo, possiamo eh, rispondere a quelle che non riusciremo ad affrontare adesso, mi prendo l'incarico di eh, scrivere e rispondere a ciascuno dei, eh, dei puntanti. Ehm, Beh, saluto, eh, saluto Manuela. Eh, fortunatamente o sfortunatamente un problema enorme italiano, che era quello che le politiche, i politici, i governanti duravano pochissimo tempo e venivano cambiati continuamente, è diventato un problema europeo. E mi sembra che sia diventato un problema sudamericano. E mi sembra che stia per diventare un problema nordamericano. Insomma, è diventato di moda a livello mondiale cambiare rapidamente i governanti. Questo fa sì che le politiche siano sempre più fragili e che ci sia sempre più bisogno, secondo me, di interallacciare quelle, quel livello che Emanuele ha chiamato delle policy con un livello più alto delle politiche, che è il livello dei valori. Ho una comunità. Uh, approccio un progetto condividendo dei valori molto alti molto ambiziosi per esempio il valore della parità di genere non è trasformabile la città contemporanea fino a quando le donne saranno separate e saranno trattate in modo diverso dagli uomini questo è un valore della società che può stare alla base e può essere trasformato in policy mi verrebbe da dire Quasi senza che la politica se ne accorga, o comunque non so uh, se la parola è giusta, ma direi nonostante la politica. E quindi io credo molto nella connessione tra i valori e le tattiche, e quindi policy intese come il livello più basso e operativo del governo. A, al tema della formazione, ehm, devo dire che eh, sta rispondendo la realtà. Noi abbiamo una grande crescita dei master degree e dei percorsi professionalizzanti di un anno che in Europa si chiamano master, executive master oppure eh, master universitari. Eh, master degree e master universitari perché? Perché ci si rende sempre più conto, i giovani si rendono conto che qualsiasi eh, Degree abbiano preso qualsiasi laurea di primo livello abbiano intrapreso, il design può essere un completamento prezioso della loro formazione universitaria e quindi andare a costruire un profilo a T, direbbe il Harvard Model, no? eh, che eh, permette di entrare con degli specialismi differenti e di uscire con la capacità di lavorare insieme tra saperi diversi. Questo peraltro è il modello israeliano della formazione. In Israele le lauree sono tutte verticali, i master degree devono occupare almeno tre discipline e il dottorato è eh, assettoriale, è problematico. Si fa il dottorato indipendentemente dal settore scientifico. Io credo che questo modello sia un modello prezioso per la formazione dei giovani del futuro. Passo a un'altra serie di domande. Oscar Castellanos ti fa una domanda molto difficile, forse potrai rispondere separatamente, che dice quali sono i problemi tra innovazione e habitat nell'attualità. Mentre ehm, Mario eh, ci chiede se puoi spiegare o illustrare qualche metodologia significativa per, eh, del, per il disegnatore per mediare tra le differenti discipline. Hai alcuna metodologia rilevante per il disegnatore per mediare? E infine eh, faccio le ultime due domande, una da Marcello Antonioni che ti chiede se hai. Uh, uh, e altri esempi di tactical design da illustrare, e infine Agnese Rebaglio chiede uh, se um, queste prassi di uso temporaneo nella città um, stanno. Interessando in particolare lo spazio di uso pubblico, anche laddove si configuri come di proprietà o di interesse privato, e quindi chiede: il design può farsi mediatore tra interessi molteplici e, tutelante in particolare, e tutelare in particolare quelli pubblici? E con questo chiudiamo perché abbiamo veramente ancora pochi minuti e ti, ti interromperò per non sforare poi nella eh, successiva. Um, io vi ringrazio, sono tutte domande effettivamente stimolanti e penso che riusciremo a rispondere solo alla prima e poi vi scrivo e ci eh, rimaniamo grazie all'organizzazione in contatto. A me sembra che mh, eh, la domanda di Oscar sia eh, la relazione tra tradizione e innovazione. Quindi L'habitat è, come abbiamo detto nella presentazione, una sedimentazione di strati e non possiamo tenere in considerazione solo l'ultimo strato. Eh, ma la cosa pericolosa è prendere in considerazione solo gli ultimi strati. Se noi tentiamo di affrontare una crisi come quella del Covid-19, eh, utilizzando solo l'esperienza del Novecento, è molto difficile, è molto difficile. Se invece andiamo a cercare indietro e come molti autori ci eh, arrovelliamo, andiamo ad approfondire cosa è successo nel 1300 quando la peste ha dimezzato la popolazione europea e eh, ha colpito molte altre parti del mondo e vediamo nel lungo periodo eh, i, le costanti con le quali l'uomo ha affrontato le trasformazioni. Che ha dovuto fare. Per esempio scopriamo che la città moderna, quella eh, forma che hanno tutte le città americane e sudamericane, è nata nel 1300 proprio per risolvere il problema della peste eh, del 1300. È nata l'igiene edilizia, è nato il distanziamento, è nata l'apertura delle finestre grandi per far circolare l'aria, tutte le fogne, tutto quello che ha caratterizzato la città moderna è nato praticamente per sopravvivere ad un virus. Ecco allora che quello che è veramente obsoleto è l'uomo, siamo noi che siamo obsoleti perché non abbiamo una capacità di trasformarci noi alla velocità che il cambiamento del mondo ci richiede lo diceva, lo diceva già un grande filosofo eh, una quarantina di anni fa eh, l'uomo è obsoleto questa, questa trasformazione eh, la collego solo rapidissimamente alla domanda che ha fatto Agnese eh, la ringrazio e la saluto eh, eh, perché ha toccato un punto delicatissimo, il rapporto tra pubblico e privato nella trasformazione della città. Secondo me nel rapporto tra pubblico e privato stiamo dimenticando un corpo intermedio molto importante, che è l'associazionismo, sono le comunità, sono i gruppi di consenso, sono quell'azione fatta da soggetti che si muovono diciamo nel diritto privato perché non possono dire di essere pubblici, di essere governativi, eh, quindi sono il classico problema che abbiamo in Europa con gli emigranti, no? eh, le organizzazioni non governative, eh, in altra forma sono le realtà che dentro le nostre città stanno faticosamente ma con una grandissima energia ottenendo le trasformazioni più interessanti. Quindi si sta creando, e dobbiamo tenerne conto, una necessità di lavorare con le organizzazioni non governative nella città e di eh, trovare un diritto, nel senso di eh, legislazione, che ci permetta di non essere settari, di non essere solo nell'idea che esiste il pubblico e esiste il privato. Penso che eh, molti dei, delle situazioni post-Covid saranno governate da, queste, da questi corpi intermedi. Vi ringrazio molto, tutte domande veramente interessanti. Sì, abbiamo pubblicato anche una serie successiva che speriamo, a cui tu speriamo possa rispondere privatamente perché hai raccolto molto eh, successo e grande interesse da parte del nostro pubblico. Quindi muchas gracias Flaviano por tu participación en este evento eh, ha sido una, una, uno speech verdaderamente interessante ahora esperamos que nos acompañes en el siguiente webinar lo Giulio Vinaccia eh, con il titolo Design As a development tool. Pueden encontrar más información en nuestras redes sociales o página web, porque ahora um, ya estamos empezando el segundo uh, speech y seguirá el tercero, y nos vamos a radunar con todos los huéspedes, los cuatro, a, uh, a la. Siete della tarde, ora europea. Disculpe, io sono in Europa. Per un forum final. E allora passo la parola al siguiente webinar.